Si scrive Wonder Woman con la U di uomo e non con la W come andrebbe scritto, proprio a sottolineare il carattere forte di questo personaggio dei fumetti tra i più celebrati a livello mondiale. L'eroina, alter ego al femminile di Superman, interpretata magnificamente da Linda Carter, nella serie TV più conosciuta al mondo e che ha fatto la sua comparsa sul piccolo schermo dal 1974 al 1979, campeggerà in un carro di seconda categoria nel Carnevale di Fano di quest'anno, a tema appunto donna. E come scordarsi della superdonna dai poteri strabilianti che tutti avremmo voluto come mamma? Bene, ci ha pensato il carrista Daniele Palamoni, che assieme a Gianluca Isotti hanno reinterpretato questo personaggio in chiave molto ironica, facendola svettare sul carro con ai suoi piedi altri due supereroi, uomini, ma un po' bambinoni, Superman e Batman, muniti di ciucciotto e bavaglino. Come dire, il vero sesso forte sono io. Poi dopo animano comunque la sfilata della mattina dei bambini, quindi io cerco sempre di fare cose anche rivolte un po' ai bambini, quindi mi sono divertito a farlo. I colori sono una parte essenziale della tua cifra stilistica. Beh sì, a me piace molto il colore, soprattutto questa idea pop del colore, e sì, mi caratterizza molto il colore, sì. Avete un po' di aspettative, quest'anno l'ingresso è a pagamento, quindi insomma c'è un po' di pathos anche da parte vostra per il lavoro e l'impegno che ci mettete, che sia ben ripagato, ben riposto. Beh sì, sicuramente c'è questa nuova situazione del pagamento, speriamo che la gente venga e veda un bello spettacolo. Noi ci abbiamo messo l'anima per farlo. Prepariamoci quindi ad ammirare questo personaggio nelle prossime sfilate, che interpreta al meglio il tema di quest'anno, perché, come disse il suo creatore, il modo migliore per valorizzare la qualità delle donne è creare un personaggio femminile con tutta la forza di Superman ed in più il fascino di una donna brava e bella.